Il Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere. Com'è questa serie? Bella? Fa schifo? E questo chi è? È Sauron? E chi è questo? È Sauron? E chi è questa? È Sauron? E questo chi è? È Sauron? E io chi sono? Batman? Boh, non lo so. Mi rifaccio io dopo un anno di silenzio per comunicarvi il mio pensiero riguardo a una serie TV che ha fatto discutere fin troppo, secondo me. Il Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere. Serie di Amazon Prime Video ispirata liberamente agli scritti di Tolkien e in particolare alle appendici del Silmarillion, che io non ho letto. Di Tolkien ho iniziato a leggere qualche giorno fa Lo Hobbit, perché ho visto un po' di video dove dicevano che la cosa migliore da fare per approcciare a Tolkien è partire dallo Hobbit, poi passi al Signore degli Anelli e poi, se hai il coraggio, vai con il Silmarillion. E poi ci sono le opere minori. Come molte persone della mia generazione, io sono cresciuto guardando i film di Peter Jackson, che sono oggettivamente dei capolavori per quanto mi riguarda. Nonostante fossi piccolo, non mi serviva una spiegazione per capire che quello che stavo vedendo fosse bellissimo, incredibile. Te ne rendi conto che stai guardando un film pazzesco, dove c'è una storia epica, dove ci sono dei personaggi particolari e dove ci sono dei paesaggi, dei costumi, armi, effetti visivi, robe che ti mantengono incollato allo schermo per più di 2 ore. Io non mi definisco propriamente un tolkieniano doc, però di sicuro sono uno stimatore, di sicuro posso ritenermi fan dei film di Peter Jackson, e quindi capite bene che quando ho scoperto, tipo 2 anni fa, che sarebbe uscita la serie di Amazon Prime, ero contentissimo, molto curioso, un po' spaventato, perché questo è un periodo storico in cui, quando una grande multinazionale vuole fare un progetto audiovisivo su qualcosa tratto da film o fumetti, sì, bello, ma devi anche averci un po' paura, perché le cose possono sempre andare male. Ne hanno dette di tutti i colori su questa serie, ancor prima che uscisse, tra l'altro. Già dai primi trailer o dalle prime immagini qualcuno aveva già qualcosa da ridire. Questa serie mi ha tenuto incollato allo schermo dall'inizio alla fine. Credo sia un autentico miracolo televisivo, perché stiamo parlando di una serie su cui sono stati investiti $500 miliardi in totale per tutti gli episodi. È una roba che non esiste, perché non è mai successo nella storia della televisione che un'azienda investisse così tanti soldi. A me è piaciuta dall'inizio alla fine, mi sono piaciuti i personaggi, mi sono piaciute le ambientazioni, mi sono piaciute i costumi. Mi è piaciuto praticamente tutto di quello che ho visto. Certo, ci sono state delle sbavature ogni tanto? Sì. Si tratta di una serie imperfetta? Sotto certi aspetti, sì. Però capisci che quando le cose belle superano quelle brutte, e soprattutto quando questa serie esce nello stesso periodo in cui escono altre serie orribili che ti lasciano veramente con il senso di vomito in bocca, capisci che a quel punto dici va bene, non mi importa se ci sono alcuni piccoli difetti, se il 90% è roba bella va benissimo. E poi io non sono una sorta di nazi fan, uno di quelli che dice ah, l'opera audiovisiva deve essere tale e quale a quella letteraria, perché a parer mio questa cosa non ha alcun senso. Libro, serie TV, cinema sono linguaggi diversi, non tutto quello che funziona su carta funziona anche sullo schermo. È ovvio che delle cose vanno cambiate, vanno adattate. Poi capiamoci, questa non è il Signore degli Anelli di Tolkien, è il Signore degli Anelli di Prime Video. Non è la serie di Tolkien, Tolkien è morto, ok? Questa è la serie di Prime Video. E Prime Video è un'azienda che si rivolge a un pubblico generalista. Quindi è ovvio che il materiale, da un punto di vista della scrittura, dei temi trattati, della complessità del linguaggio, spesso e volentieri, insomma, va semplificato, o meglio, va adattato ad un pubblico contemporaneo. Certo, un'operazione di questo tipo siamo d'accordo che va fatta senza mancare di rispetto. Stando a quello che ho letto online da persone che sono tolkieniani veri e propri, questa serie non ha nulla di cui vergognarsi. Si tratta di un prodotto televisivo che funziona, che ti fa rivivere delle atmosfere e delle sensazioni che il fantasy, secondo me, non ci faceva rivivere da un bel po' di tempo. Mancava un prodotto del genere, secondo me. Molta gente si metteva a fare paragoni che non stavano né in cielo né in terra, trattando la serie come se fosse la legittima serie prequel dei film di Jackson. Allora, è ovvio che da un punto di vista visivo e grafico
si devono ispirare a quelli perché la trilogia del Signore degli Anelli è il prodotto mainstream più conosciuto legato al brand da un punto di vista ufficiale. Non è il prequel dei film di Jackson, anche perché quei film appartengono a Warner Bros., mentre questo è un prodotto di Amazon. Posso soltanto dire di aver apprezzato tantissimo questa serie, soprattutto anche per aver approfondito dei personaggi che nei film sono sì importanti, ma non li riesce a capire fino in fondo. Personaggi come Elrond il Mezzelfo, Galadriel, non li ho mai inquadrati bene, mi sono sempre sembrati come se fossero a un livello molto più alto rispetto a quello che potessi comprendere, e probabilmente da un certo punto di vista è corretto che sia così, dato che si tratta di elfi. Il fatto che la serie abbia mostrato una Galadriel molto più umana, questa è una Galadriel palesemente testarda, accecata dal desiderio di vendetta, che vuole raggiungere il suo obiettivo a tutti i costi, e questo poi si rivela essere il suo punto debole, perché alla fine lei rimane, diciamo, fregata proprio perché accecata da questo suo desiderio di vendicarsi a tutti i costi. Queste sono cose che io ho apprezzato. Forse ho qualcosa da ridire giusto sull'ultimo episodio, perché mi è sembrato molto velocizzato e devono svelare un paio di misteri importanti. Sono stati un po' troppo frettolosi secondo me nel risolvere questi due misteri nell'ultima puntata. Mi sono piaciute tantissimo tutte le scene a Casa Doom, quelle che poi saranno le miniere di Moria, ok? Bellissime. Mi è piaciuto moltissimo il personaggio di Durin, il suo rapporto con Elrond. Bello, veramente veramente bello. Una storia che parte con questa atmosfera di equilibrio, perché la Terra di Mezzo sembra essere in pace dopo che l'ennesima guerra è giunta al termine, Morgoth è stato sconfitto tempo or sono, però c'è un personaggio, la protagonista Galadriel, che è conscia del fatto che fino a quando non vedrà la testa del nemico su una picca non sarà mai convinta al 100% che la minaccia sia svanita, e quindi lei è l'unica che continua alla ricerca del male, nonostante quasi tutti siano avversi. Bello il fatto di vedere le origini degli anelli, le origini di tutti quegli elementi che poi ritroviamo nella saga principale. Quando ci veniva introdotto la Terra di Mezzo nella Compagnia dell'Anello, le cose erano in un certo modo, ed erano così perché ci diceva, boh, è così e lo è da secoli, come se fosse sempre stato così. Vedere le origini di quello che nei film di Jackson era semplicemente un background è interessante secondo me. Da questo punto di vista la serie, io penso, abbia fatto un buon lavoro. Voi cosa ne pensate? Avete visto questa serie? Vi è piaciuta? Vi ha regalato le stesse sensazioni ed emozioni che ha dato a me e a tantissime altre persone? Fatemelo sapere, io sono curioso. Mi andava di condividere il mio parere su questa serie, perché nell'ultimo periodo, insieme ad un'altra serie, è quella che mi ha colpito di più. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie per la visione. Ciao.